9 ottobre 1963. Sono le 22:39 quando dal versante settentrionale del Monte Toc, situato al confine fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, si staccano 260 milioni di metri cubi di roccia che, precipitando nel lago artificiale formato dalla diga del Vajont, provocano una enorme ondata che investe i paesi sottostanti. Longarone, Erto, Casso sono spazzati via. I morti sono 1917. In un documento dell'ONU del 2008, la tragedia del Vajont è classificata come il peggiore esempio fra i disastri evitabili provocati dall'uomo.